Allora, ciao a tutte e a tutti, forse è meglio che vado a spegnere la radio, che dite? Ciao. Ebbene sì, ogni tanto anch'io mi trucco, mi pettino, mi vesto, solo quando devo andare a lavorare. Stavo riflettendo sul fatto che l'idea di mettere un qualcosa che abbia le righe orizzontali non è la scelta forse migliore per una che ha una panzetta già non indifferente, ma va bene. Oddio, oggi non sapevo bene cosa volevo. Come mi metto così? Oddio. Non sapevo bene cosa fare, nel senso che mi piacerebbe fare una specie di water itinerary. Il problema è che oggi ci fa un po' di magra, nel senso che dovrei fare colazione in questo momento, ma non c'è verso di mandar giù nulla oggi. Ieri ho accettato l'invito di mia madre per andare a mangiare i funghi porcini. E funghi porcini a casa di mia madre significa una bella spaghettata con queste fettuccine e appunto i funghi porcini io ho portato da casa ed è stata accettata la panna di soia, buonissima tra l'altro, quella della Granarolo. Sinceramente abbiamo fatto anche la prova con mio papà, non si è accorto di nulla, di nessun cambiamento nella sua solita pasta, quindi veramente la Granarolo ha fatto dei bei prodottini, devo dire, sia a livello proprio di yogurt che tutto. Vi parlo di sapore perché gli ingredienti, insomma, non è che mi facciano proprio impazzire, insomma, non è la cosa più sana del mondo, però insomma siamo contenti così. E quindi questo, benissimo, ok, è andato, il problema è che i porcini fritti, pastellati e fritti, che sono proprio una cosa che mi piacciono tantissimo, tantissimo, e ne ho mangiati tantissimi, troppi, e quindi oggi sto veramente Poi alla fine, giusto per darci la mazzata finale, sono anche delle bellissime calda arroste, le prime castagne della stagione, buone, buone, buone. Però insomma, sono un po' così impanzata ancora da ieri sera, quindi adesso penso che mangerò un po' di frutta, mele forse, e aspetterò pazientemente, ecco, forse adesso mi si sta smuovendo qualcosa nella pancia, quindi forse qualcosa riesco a buttare giù. Comunque sì, ho anche un po' di fretta, devo andare a lavorare, quindi vediamo un po' cosa trangugiare. Poi andrò a fare la spesa e quindi magari vi faccio vedere un po' di cosine che compro. Ecco, oggi devo fare ammenda perché ho preso il caffè. Ultimamente mi è venuta sta fissa per il caffè macchiato con il latte vegetale. Mi piace molto con il latte di soia che fa la schiuma, tutto schiumoso, il latte di soia e la vaniglia. In un bar mi hanno iniziato a questa cosa. E adesso a casa ho preso l'abitudine di macchiarmelo con il latte di riso, però ci provo in tutti i modi a fargli venire un po' di schiuma, ma i risultati sono veramente scarsi, insufficienti e insoddisfacenti. Quindi adesso che vado a fare la spesa mi sa che mi prenderò un latte di soia alla vaniglia. Non so se ne esiste uno senza zuccheri aggiunti, penso quello dell'Alpro, forse, vediamo. Io ho iniziato un po' questa gravidanza, diciamo con il proposito di consumare meno soia possibile. Mi ricordo che quest'estate avevo ascoltato, no l'estate scorsa, avevo ascoltato un podcast di una persona che ha scritto un libro su tutti gli effetti negativi della soia e soprattutto della soia presa in gravidanza, della soia presa nelle prime fasi della vita, quindi durante lo svezzamento, proprio delle cose catastrofiche. Purtroppo della soia si dice tutto il contrario di tutto, veramente è insopportabile questa cosa, non si riesce a capire se faccia bene, se faccia male, se non faccia né bene né male. Quindi io ho sempre utilizzato questo principio della meno possibile, principio precauzionale con la soia, cercando di mangiarne il meno possibile già da prima. E adesso che sono in gravidanza volevo proprio cercare di fare molta molta attenzione a mangiarne il meno possibile. Però sto un pochettino impazzendo, nel senso che sono entrata nel secondo trimestre va aumentato il fabbisogno proteico e a volte veramente dico, ma dove cacchio le prendo queste proteine? Ok, mangio legumi, va bene, però anche mangiare tutti i giorni legumi, il mio stomaco digerisce bene, il mio intestino li tollera
Benino, però ogni tanto mi stufano un po'. Quindi tutti i vari burger vegetali, alla fine un po' di soia la contengono lo stesso e diciamo che la soia ti aiuta tantissimo, tantissimo a riuscire a ottenere un buon fabbisogno proteico. Quindi se ci sono delle mamme vegane all'ascolto, ditemi un po' voi cosa avete fatto durante la vostra gravidanza, se avete usato soia, se avete usato altre fonti proteiche. Sono comprata le proteine in polvere del pisello. Fanno molto schifo, cerco di mettere dentro i frullati, però non lo so, insomma, sono un pochettino in paranoia con la soia, col fabbisogno proteico. Va bene, noi ci vediamo dopo, adesso butto giù qualcosa, magari vi racconterò cosa sarò riuscita a fare alla fine. Vi farò vedere poi la spesa e magari appunto ci rivedremo per la cena, che sarà un pasto invece un po' più serio. In realtà so già che mangerò avanzi, quindi però saranno avanzi carini e salutari, un po' così. Intanto, se volete vedere il vestito per intero, questo è il mio panzetto. Questo è più che altro, più che panza, sono cresciute le tette. Non ho cambiato fondamentalmente taglia in gravidanza, nel senso che le cose che mi stavano prima mi stanno anche adesso, ma tutto molto più stretto. Vado al lavoro. Ciao. Sono molto contenta perché sono riuscita a creare un impianto di illuminazione che non avete idea. Sembra un po' Barbara D'Urso in questo momento. Mi sto rendendo conto dei vantaggi che ci possono essere. Spararsi della luce addosso, molto bene, grosse soddisfazioni. Volevo farvi vedere in velocità quello che ho comprato alla Coop. Ho fatto un po' di spesina carina e quindi non so, lo scontrino. Allora, sono stata molto contenta di trovare alcuni prodotti vegan in offerta. Ad esempio, ho trovato questi gnocchetti della Engel, tricolori. Non li ho mai provati. Sono certificati vegan, ok. Sono sempre abbastanza contenta di prendere le mie cose certificate perché non so se, insomma, se avete seguito, comunque io lavoro nel campo della certificazione vegan, ok, sono quella che si occupa di controllare che i prodotti che richiedono la certificazione effettivamente poi siano vegani, quindi controllo le etichette e che tutto il packaging sia a posto, che non ci sia da qualche parte scritto che questo prodotto va mangiato insieme a una bella. No, Luce, non mi abbandonare, non mi abbandonare. Tramite tecnologica che ci ha già abbandonato, semplicemente il faretto è scarico. Io ci ho sperato tanto che reggesse, ma adesso devo trovare un. Perché se lo attacco alla corrente non va. Quindi, oltre agli ingredienti, mi occupo anche di controllare che nella confezione da qualche parte non ci sia scritto che questi va mangiati buttandoci sopra 6 kg di burro, che non andrebbe bene, non sarebbe un prodotto vegano. Quindi, siccome erano in offerta. A 1,17 euro, siccome i gnocchi ci piacciono parecchio, ne ho approfittato. Adesso vediamo se riesco a ripristinare la luce. Allora, rieccoci qua. Ho saggiamente deciso di mettere intanto tutta la mia strumentazione a caricare. Nel frattempo ho detto, visto che sono tipo le 9, forse è il caso che ceniamo. E quindi vi mando in sovraimpressione le immagini, se mi ricordo come si fa, della mia cena. Non aspettatevi mai di vedere per me la cena delle porzioni piccole. Questa era una quantità di paste lenticchie bella strong. L'ho accompagnata con questa insalata che non so perché ho voluto mettere in un barattolo. No, ve lo dico il perché: perché qualcuno si sta portando via tutti i miei tupperware. Quindi sono rimasta senza tupperware, non sapevo con cosa shakerare. Insomma, mi veniva comodo metterlo lì dentro, però alla fine non era comodo da shakerare per condire con la mia salsa tahin, ma non era assolutamente comodo poi mangiarci lì dentro. Quindi, appunto, questo è radicchio rosso, valeriana. Avevo anche della rucola, ma è andata male. Aveva un odore orribile. La rucola è andata male, è un odore orribile. Quindi niente rucola oggi, male. Quindi solo radicchio, valeriana condita con salsa tahin. Non avevo neanche succo di limone, proprio una disgraziata oggi. Quindi l'ho diluito un po' con l'aceto di mele, un po' d'acqua, ma no, non ci stava bene per niente.
Dentro ci sono anche un po' di semini di girasole e, come al solito, un fico e mezzo in questo caso, disidratato, e un cetriolino sott'aceto. Che male male non ci sta mai. Quindi questa è stata la mia cena fondamentalmente. Pasta di lenticchie, vi faccio vedere che pasta ho usato, ecco, magari questo potrebbe essere interessante. Ho usato questa della Luzzi Farro e Fave, molto buona, molto saporita, tiene bene la cottura, mi è piaciuta tanto anche come consistenza. E questa praticamente l'ho fregata al Vegan Fest, nel senso che era un avanzo dei vari cooking show che hanno fatto, era aperto, quindi per non buttarla l'ho portata a casa, ma penso che la ricomprerò. Quelle che vedete, appunto, ho deciso che se proprio me le devo tenere queste tette abnormi, almeno le utilizzerò come strumento per aumentare le mie views. Quindi deal with it, se vedete tette ultimamente, no, è un caso, mi sta dando anche un po' fastidio. E quindi così, buona sta pasta, una buona alternativa. Sono molto molto nel mood delle paste di lenticchie, paste di legumi, fantastico poter aumentare l'apporto proteico mangiando qualcosa che assomiglia alla pasta, molto bene. Questa però, appunto, farro e fave, è un po' un mix legumi e cereali. Le paste di legumi sono buonissime, ma costano troppo, 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 e fanno pacchetti troppo piccoli. Io, quella per me è una porzione, un pacchetto di solito. Insomma, ok. Poi, volevo farvi vedere, sto cercando di passare un po', diciamo, all'ecologico, al naturale, al vegan, ok, anche dal punto di vista dell'igiene. Per la casa, per i detersivi, quindi ce l'ha scontato questo detersivo della Winnis. Io non so perché non €1,99, non mi sta particolarmente simpatica la Winnis, non mi abbandonare Luce, però sì, alla fine era un'offerta, è vegetale, ci piace, è vegetale ecologico. Quindi, poi, vabbè, passata pomodoro Mutti, anche questa è un'offerta, è andata nel carrello. Passata di pomodoro, quella cosa che bisogna sempre avere in casa, ci aiuta in situazioni di emergenza. Quindi ho preso anche una salsa pronta, questa finirà probabilmente nel piatto di qualcosa che mangerà il mio fidanzato. Pomodori, datterini, olio extravergine di oliva, sale, scalogno, sedano, basilico. La Mutti è, diciamo, la marca di sughi e passati di pomodoro che preferisco come sapore. Ho lavorato per molto tempo per la concorrenza, però de gustibus. Ho ripreso le mie vere bistecche preferite, il lupino della Combio. Non mi sono piaciute quelle degli spinaci, queste mi piacciono tantissimo, sono proprio queste qui. In realtà speravo che fossero proprio farina di lupino, comunque lupini e basta. Sono un bel po' di ingredienti: acqua, lupino, glutine di frumento, olio di semi di girasole, salsa di soia, olio extravergine di oliva, sale marino, cipolle disidratate, poi insomma tutte cose, piante aromatiche e verdure, estratto di lievito. La mancanza di fiato post cena non aiuta. Se vedete poi pezzi di insalata nei denti, abbiate pazienza. Comunque no, gli ingredienti non sono per niente male. Appunto, lupino e glutine in frumento. L'apporto proteico è buonissimo, per 100 grammi 20 grammi di proteine, quindi questo diventerà, diciamo, un amico fidato delle mie cene. La pasta di lenticchie comunque rimane il mio staple. Penso che la pasta di lenticchie sia proprio il pasto vegano della donna in gravidanza, e poi diventerà anche in varie varianti poi anche un pasto per lo svezzamento molto utile. Così sto prendendo un po' random, questo è il mio latte di riso preferito in assoluto, proprio questo qui della Matt si chiama questa marca, Vital Nature. Comunque, questo è il riso e nocciole. Le nocciole si sentono tanto qui rispetto ad altri latti vegetali. Ce n'è un 3%, comunque, non sono tantissimi. Non ha zuccheri aggiunti.
questo è veramente buono. Il caffè anche. Sì, 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 sì. Molto buono. E questo fa anche un pochino di schiuma, devo dire. Un pochino la fa. Sarà perché ha le nocciole che hanno la componente grassa e alla fine l'ho fatto, l'ho preso. Il latte di soia della Granarolo. Questo è anche il calcio. No, OGM, sono soia italiana. Sono stata come una deficiente. Cioè, se qualcuno mi ha visto e ha detto questa non sta bene. Sarò stata un quarto d'ora buona davanti nel reparto dei latti vegetali. Me li sono guardati tutti, il 90% aveva zucchero. Alla fine questo non era neanche il peggio. Quello, forse la soia sì, questo marchio nuovo era il peggio del peggio, perché aveva acqua, zucchero e poi semi di soia. Questo almeno ha acqua, semi di soia e poi lo zucchero, poi fibra alimentare, gli aromi naturali, che è quello che gli dà appunto questo aroma bellissimo di vaniglia. Quindi alla fine ero un po' indecisa tra quello della Viviverde Coop, che è appunto solo soia, senza zuccheri aggiunti, ma neanche senza sale aggiunti, insomma, proprio al naturale. Però diciamo, alla fine quello che mi è piaciuto, quello che, per cui ho avuto l'imprinting, è stato questo. Se lo devo usare quelle due volte a settimana per macchiare il caffè, tanto vale che prendo questo, che è anche una confezione diciamo abbastanza pratica. Da finire che ne butterò molto lo stesso, comunque magari ci farò un dolce che potrò anche dare al fiancé. Però insomma sì, alla fine ho detto buttati su quello e buonanotte. Quindi sempre rimanendo in questo mood un po' ma sì, un po' di zucchero male non ti fa. Li avevo visti su Instagram, qualcuno li aveva fatti vedere su Instagram, questi nuovi snack, questi budini della Soya San. Ho preso il gusto vaniglia, c'era vaniglia e cocco, volevo prenderli tutti e due inizialmente, però ho detto, io queste cose le mangio un giorno, poi non mi viene più voglia per 20 milioni di anni. Quindi se li prendo tutti e due, visto che avevano una scadenza abbastanza breve, questo è addirittura 28, 10, 14, 9... devo guardare meglio le scadenze, quindi onde evitare. Ne ho preso solo uno, se mi piaceranno tantissimo proverò anche il gusto cocco. Perché poi ho preso anche il mio antico amore, che è il classico yogurt dell'Alpro, questo alla mandorla. Quello al cocco non si sente molto il cocco, quindi non lo prendo più. Questa vaniglia invece mi piace tanto. E Alpro, ma si può sapere perché fai queste confezioni qua? Me lo spieghi, qual è il tuo scopo? Che tanto comunque, visto che non c'è un'alternativa, lo prendiamo lo stesso e chi come me lo mangia una volta, poi gli ritorna la voglia dopo 6 settimane, lo butta tutto il resto, non so, qual è il tuo scopo, malvagio? Non le puoi fare anche una versione normale come tutti? Sai, gli yogurt 125 ml? Il mondo li fa così, no, tu li devi fare solo qui. Vabbè, ok, fai come vuoi. Altro, e ho preso anche quelli. No, di già sta andando via luce, perché ti ho messo in carica 20.000 ore? No, non fare ancora un attimo, giuro, quasi finito. È naturale, quindi per quelle volte che proprio ho bisogno di un po' di yogurt, magari da mixare con la frutta. Dentro il piriccio senso, Dana, perché il compagno di vita voleva per forza quello. Altri yogurt vegetali in questo momento mi stanno abbastanza intrippando, i yogurt di soia. Quindi ho preso anche il gusto albicocca. Questi qua della Coop, Viviverde Coop. Diciamo che Viviverde Coop e Granarolo sono abbastanza simili. Mi sembra di aver visto così di sfuggita che Viviverde a livello di ingredienti, anzi bene sì, non Viviverde, un po' meglio rispetto alla Granarolo. Mi sembra che la Granarolo ha anche fruttosio, sciroppo di glucosio, forse non mi ricordo. Comunque ho preferito questi che costano anche notevolmente di meno. Poi appunto della Viviverde ho provato anche, voglio provare anche il loro...
detersivo, visto che avevo l'ammorbidente della Winnis, proviamo anche la Vivi Verde per la lavatrice. Mi piace il fatto che abbia le monodosi questo, perché io di solito butto delle quantità di detersivo a caso, che sicuramente non sono quelle giuste. Quindi almeno così abbiamo le monodosi e via. No, anche questo è finito. Poi oggi è stata la giornata di yogurt di soia della serie, cerco di mangiare meno soia possibile, proprio sto attentissima. E contate che comunque io poi vedo le scadenze, però generalmente questi li faccio scadere e mangio dopo, non succede niente. Certo, non li mangio 6 mesi dopo la scadenza, però non è che sono così, diciamo, scrupolosa. Ecco, vedete, nello yogurt della granarola c'è lo zucchero, il fruttosio e basta. Proprio, ecco, il fruttosio che fa la differenza. Lì c'è solo zucchero, qua c'è anche il fruttosio. L'amido modificato di mais se lo mettono sempre. Brutto ingrediente, non mi piace. Ah, a questo punto il mio feticcio, proprio soia con i semini di soia tostata. Che cacchio dici che sei preoccupata della soia? Proprio questa, perché gli altri due, uno c'ha i muesli, l'altro c'ha i semini, dico prendo lo yogurt normale, ce li butto dentro. Questo ha questa soia tostata che mi piace un sacco, e quindi è un po' particolare. Mi piacciono questi, proprio mi piacciono, però so che è una cosa che non mi fa particolarmente bene, quindi da usare con moderazione. E infine ho preso il tofu affumicato, di solito prendo quello di Natura City, il tofu affumicato mi piace di più, però anche questo va benissimo assolutamente, gli ingredienti sono buoni, alla fine tofu, tamari, spezie, fumo naturale e basta. Poi ho preso delle meline biologiche che ho scannocchiato questo pomeriggio e quindi io sto molto bene, molto bene. E la creaturina maschio, femmina, quanto voglio sapere, quanto manca l'ecografia morfologica, ce l'ho agli inizi di dicembre. Mio Dio, un'eternità. Quindi aspettiamo, lo so, mi ero già informata, so che comincerò a sentirlo intorno ai 18-20 settimane. Manca ancora un'eternità. Sono entrata oggi è esattamente il quarto, sono entrata nel quarto mese di gravidanza. Basta, vado. Ciao.